L'appuntamento di oggi pomeriggio, di questa micropillola di oggi, è dedicato all'aria riservata gratuita, che anche nel Discovery Unisal ci permette di interagire con i dati che troviamo nelle nostre esperienze di ricerca e di gestire diverse funzionalità, diversi flussi di lavoro con i risultati utili che troviamo. Tutte queste attività risiedono in uno spazio fisicamente della pagina di Unisal Discovery che si chiama Dashboard. Io sono Maria Alicia Poggio, mi conoscete già, mi occupo di training per EBSCO, ci siamo incontrati per una sessione panoramica sul Discovery Unisal 2 settimane fa. Ieri c'è stato un incontro sulla ricerca con lingue diverse all'interno del Discovery e dedicata anche all'uso di caratteri speciali e operatori di ricerca. L'obiettivo di oggi è leggermente diverso perché nell'insieme del Discovery vedremo come possiamo crearci un'area riservata gratuita. Quest'area si chiama MyEBSCO. Sarete in grado di creare dei progetti dedicati e anche di attivare degli alert di ricerca. Raggiungeremo questi obiettivi usando questa agenda. Prima di tutto, vedremo che cos'è l'account MyEBSCO e come è possibile attivarlo. Scaricheremo una bibliografia dalla dashboard, quindi dallo spazio personale, creeremo un progetto nel quale inseriremo dei risultati e creeremo anche un alert di ricerca. Quindi chiederemo a Unisal Discovery di memorizzare la nostra ricerca e di aggiornarci nel caso in cui nuovi risultati rispondessero appunto ai criteri di ricerca e si aggiungessero al Discovery. Concluderemo poi con una visita al sito di supporto e-learning EBSCO Connect, il sito EBSCO, che è ricco di dettagli, articoli, tutorial, quindi vedremo quali possono essere i più significativi. E ci sarà spazio per le domande. Da dove partiamo? Ve lo ricordo, il Discovery Unisal è disponibile a partire dalla pagina della vostra biblioteca, quindi dalla pagina della Biblioteca Don Bosco. Trovate un grande riquadro di ricerca che vi permette di cercare nel Discovery Unisal e nel catalogo. Questo riquadro comunque ha un bottone che vi permette anche, se volete, di ricercare nel solo catalogo. Che cos'è questo ambiente di ricerca? Un ambiente di ricerca trasversale che vi permette di consultare il catalogo della biblioteca, come sapete, insieme a tanti altri contenuti che provengono da una serie di database che sottoscrivete. Potete raggiungere informazioni di diverso tipo, perché potete trovare record del catalogo, ma anche, per esempio, articoli a testo completo, piuttosto che eventuali ebook nelle vostre collezioni. Quindi un ambiente di ricerca semplice, intuitivo, che raccoglie risultati provenienti da tante fonti di riferimento. Che cos'è l'area riservata MyEBSCO? Si tratta di uno spazio gratuito che ciascuno di voi può crearsi a partire proprio dall'interfaccia di Discovery Unisal. Visivamente, quando voi siete sulla pagina del Discovery, in alto a destra trovate un link con un logo che è chiamato proprio MyEBSCO. Questo è lo spazio attraverso il quale voi potete creare un account con una username e una password che vi consentirà di entrare in modo diverso all'interno di questa interfaccia. Attraverso questo account voi potrete gestire tutta una serie di informazioni relative alle vostre esperienze di ricerca, tra le quali conservare i dati per più lungo tempo rispetto alla sola sessione di consultazione. Potrete organizzarli in progetti, potrete anche gestire degli alert di ricerca. Tenete conto che tutto ciò che voi fate all'interno del Discovery Unisal senza passare dall'account MyEBSCO ha una sua durata. Il tempo, diciamo, di vita di questi contenuti è quello della vostra sessione di ricerca, che
Tutto ciò che voi salvate, per esempio, per la sessione, dovete gestirlo sul momento. Altrimenti, se voi uscite utilizzando questa opzione che si chiama logout dell'account istituzionale, oppure chiudete semplicemente il browser con il quale state navigando su internet, viene automaticamente rimosso, dallo spazio riservato in cui lo salvate. La manifestazione, diciamo, fisica dell'area riservata a MyEBSCO è rappresentata dalla dashboard. Che cos'è la dashboard? È questo spazio che apre la colonna di sinistra, uno spazio nel quale voi potete organizzare in progetti i dati, salvare degli elementi per più lungo tempo, come vi ho detto, rispetto alla sessione di ricerca, salvare delle ricerche e anche generare gli alert di ricerca. Una piccola nota: per creare l'account MyEBSCO dovete premere sull'icona MyEBSCO e vi apparirà questa ulteriore finestra che vi dice di creare un account se già non lo avete o di accedere a MyEBSCO se già avete il vostro account MyEBSCO. Perché dovreste avere già un account MyEBSCO? Semplicemente perché il vostro Ateneo ha attivi diversi database in un ambiente di ricerca EBSCO, l'interfaccia che si chiama EBSCO Host, e questa interfaccia contiene un altro punto d'accesso e di creazione dell'account MyEBSCO. Per esempio, se voi consultate ATLA o APAP PsycINFO, avete modo di creare degli alert di ricerca, salvare dei dati per più lungo tempo, anche nell'interfaccia in cui cercate questi due database, che è un'interfaccia EBSCO. La manifestazione dell'account MyEBSCO nell'interfaccia EBSCO Host è la cartellina gialla, che viene chiamata folder o cartellina. In questo spazio, nello spazio del Discovery Unisal, l'account MyEBSCO ha una manifestazione diversa, quindi uno spazio diverso, che è la dashboard. Quindi questo è importante ricordarlo, anche perché se voi avete già creato un vostro account MyEBSCO e quindi usate la cartellina gialla potenziata nei database su piattaforma EBSCO Host, potete usare le stesse credenziali per aprire la dashboard in modo potenziato. Quindi non dovete creare un nuovo account, ma dovete semplicemente cliccare su Accedi e inserire la username e la password che vi fanno aprire, per esempio in Atla, la cartellina potenziata. Quindi non dovete crearne uno nuovo, un nuovo paio di credenziali. Bene, andiamo a vedere insieme proprio come possiamo creare questo spazio riservato gratuito e le sue principali funzionalità nel Discovery Unisal. Quindi vi porto in questo momento online. E partiamo, come sempre, dalla pagina iniziale del vostro Ateneo. Il vostro punto di riferimento e in generale il punto di riferimento per tutto ciò che riguarda le ricerche, il materiale a disposizione, le collezioni, le strategie di ricerca e, diciamo, il luogo dal quale trovate anche i contatti delle persone di riferimento, degli specialisti dell'informazione della ricerca all'interno dell'Ateneo, è la biblioteca. Per raggiungere il sito della Biblioteca Don Bosco, dalla barra di navigazione dovete cliccare su Biblioteca e potete aprire così la home page della Biblioteca Don Bosco. Come vi ho detto, qua al centro della pagina trovate proprio il campo di ricerca del Discovery. Quindi se voi partite da qui, cliccate su Cerca, venite condotti all'interno del Discovery Unisal. Vi ricordo che per entrare, diciamo, a pieno nel Discovery, dovete effettuare l'accesso remoto attraverso la virtualizzazione. Quindi questo è un passaggio che dovrebbe esservi noto, che vi permette di entrare nel Discovery nelle sue piene funzionalità e vedere tutti i suoi dati. Eccoci qua nel Discovery. Iniziamo una nostra ricerca e vediamo cosa possiamo fare e come possiamo creare la nostra area MyEBSCO. Prima di tutto, come creare questo spazio riservato? Dobbiamo andare all'iconcina in alto a destra e da lì si apre una finestra che ci invita a entrare oppure creare questo spazio riservato. Eccola qua.
Se noi abbiamo già delle credenziali che usiamo per entrare nella cartella dedicata personalizzata, per esempio di Atla, è sufficiente cliccare su Accedi a MyExco. Quindi da questa pagina andare ad inserire le proprie credenziali di cui si è già in possesso. Se non siamo in possesso di credenziali, possiamo utilizzare lo spazio Registrati per crearcele. Che cos'è l'area MyExco? È questo spazio riservato gratuito. Per crearlo abbiamo in realtà due opzioni. La vostra istituzione vi consente di creare l'account usando le eventuali credenziali Google che avete, quindi di creare una sorta di single sign-on senza dover memorizzare un altro paio di credenziali. Altrimenti da qui dovete riempire questi campi con il vostro nome, il cognome è facoltativo, dovete inserire l'indirizzo mail e poi crearvi una password forte. L'area è in linea con la regolamentazione europea della privacy, dovete siglare e accettare la politica della privacy, comunque potete verificare le vostre personali statistiche d'uso e ritirare il consenso quando volete. Cliccate su Crea account. Una piccola nota, la creazione dell'account non solo vi permette di usare in diretta il Discovery Unisal, integrato dell'area personale della dashboard personalizzata, ma vi permette anche, nel caso in cui voi utilizzaste in futuro l'applicazione mobile gratuita EBSCO e da lì cercaste il Discovery, di coordinare l'attività dello spazio personale della dashboard tra l'app e l'esperienza online. Quindi c'è anche questa funzionalità. Una volta create le vostre credenziali, tornate ad effettuo all'accesso. A questo punto dovete inserirle in questi campi oppure utilizzare Google a seconda del canale che avete scelto. Quindi andiamo ad inserire email e password. Cosa succede al nostro Discovery Unisal? In realtà i contenuti sono gli stessi, non cambiamo niente dal punto di vista della qualità dei dati che noi troviamo, ma cambiamo invece la nostra esperienza di gestione di questi dati e ce ne accorgiamo perché vedete che qua in alto non c'è più la figurina a mezzo busto, ma ci sono le mie iniziali su un'entrata dentro il Discovery Unisal in modo personalizzato. E poi tutte le attività che io svolgo usando la dashboard, la creazione di progetti, il salvataggio di elementi, il salvataggio di ricerche o la creazione di alert, prima di tutto è diciamo un'operazione permanente, nel senso che quando io decido di salvare un elemento come preferito o una ricerca come preferita, questa non scompare dalla mia area dashboard personalizzata. E in più posso attivare gli alert, cosa che senza effettuare il login con la propria area MyExco non si poteva fare. Quindi in realtà i contenuti sono lo stessi, ma la mia azione su questi contenuti è potenziata. Iniziamo subito con un'esperienza di consultazione. Quindi io vado a lanciare una ricerca per Interfaith Dialogue. Vado anche a utilizzare questo suggerimento, Interfaith Dialogue and Interreligions Dialogue. Lancio la ricerca, come vi ricordo, la ricerca è limitata a tutto ciò che è disponibile a testo completo. Posso anche utilizzare questa colonna, per esempio, per vedere anche eventuali informazioni bibliografiche. E poi, per esempio, voglio vedere i dati più recenti. Quindi creo proprio la mia ricerca, inizio a gestire i miei risultati e quindi, per esempio, vado a selezionare quelli che mi sembrano più utili. Come possiamo operare sul singolo risultato e aggiungerlo agli elementi salvati? Dobbiamo cliccare su questa bandierina. Così io porto i risultati in cartella, nella cartella degli elementi salvati. Posso farlo per gli elementi di cui ho bisogno e, per esempio, andare alla sezione elementi salvati, dalla quale questi dati sono presenti e rimarranno finché io non andrò a cancellarli. Quindi, entrare dentro Unisal Discovery con le proprie credenziali gratuite MyEBSCO significa che tutto ciò che io salvo rimane dentro quest'area. Quindi con calma
Posso valutare se i dati che ho salvato mi sono utili e poi, quando sarà il momento, per esempio, selezionarli. Erano i primi tre risultati e trasportarli nella mia bibliografia. Come? Utilizzando la funzionalità esporta in alto sulla lista dei risultati, cliccando sopra quello che è il formato con il quale voglio esportare l'informazione bibliografica corrispondente al software che utilizzo. Nel vostro caso, il primo formato, il formato RIS, risponde proprio, dialoga con Citavi, che è uno strumento che voi avete in funzione. Da qui potete anche, con calma appunto, non direttamente durante la sessione di ricerca, ma quando avrete tempo per valutare i dati, esportare i metadati, per esempio nel formato Word, se è più pratico per voi. Torno alla pagina dei risultati. Quindi lo faccio attraverso la sezione delle ricerche, che mi mostra appunto la mia ricerca, la mia ultima ricerca condotta. Vado a limitare per data di pubblicazione. E se io volessi organizzare i miei dati, come posso fare? In realtà voi potete creare dei progetti. I punti dai quali potete creare dei progetti sono tanti. Vi mostro questa funzionalità. Noi possiamo portare i risultati direttamente dentro una cartella organizzata. Potete farlo dalla lista dei risultati, perché potete cliccare sui tre puntini accanto a ogni risultato e da qui selezionare Aggiungi a un progetto. Dalla vostra cartella, è possibile che voi abbiate creato più progetti, ne trovate, trovate l'elenco di quelli già esistenti nella vostra dashboard personalizzata. Se il progetto è nuovo, il progetto di lavoro è nuovo, potete dargli un nome, Interfaith Dialogue. Volendo, potete assegnargli una scadenza e una descrizione. Una volta creato il progetto, automaticamente il risultato che avevo selezionato viene, diciamo, inserito in quella cartella. Da dove posso creare progetti e posso creare e posso aggiungere i dati ai progetti? Guardate, allora andiamo al vediamo. Vediamo se abbiamo un risultato a testo completo. Accidenti, questo è il bello della diretta. Vado per esempio a rimuovere il limite di data di pubblicazione, vediamo se avendo un po' più di risultati riesco a trovare qualche risultato che è immediatamente PDF o HTML. Ah, accidenti. Non sono fortunata. Facciamo così. Ci affidiamo al full text elettronico. Quando avete un PDF o un HTML nativo, aprendo il full text, in realtà andate a visualizzare tutto quell'insieme di strumenti di gestione in alto sulla vostra destra. Eccoli qua. Tra i vari elementi per gestire il risultato, oltre al salvataggio, trovate la cartellina. Quindi da qui, cliccando sulla cartellina, potete sfogliare la serie di progetti già attivi e far confluire direttamente il risultato che avete trovato. Ah, questo è il bello della diretta. Comunque da qui potete far confluire il risultato all'interno proprio della cartella appena creata. In realtà voi potete aggiungere i risultati in cartella anche a partire dagli elementi che avete salvato o gli elementi che avete visualizzato durante la vostra esperienza di ricerca. Guardate, cliccando sugli elementi salvati, ci saranno sempre i tre puntini che ci permettono di aggiungere ad un progetto il risultato. E
lo stesso vale per gli elementi visualizzati. Quindi da qui noi visualizzeremo, non so perché, questo è proprio un problema della sessione, si vede che era aperta già da un po'. Comunque i risultati che noi abbiamo visitato nel corso della nostra ricerca sono solitamente visibili dalle sezioni visualizzati ed è da qui che potremo fare la stessa operazione. Possiamo generare dei progetti anche dalla visione panoramica della dashboard, perché aprendola nella sezione panoramica vediamo proprio tutte le funzionalità che risiedono in questo spazio dedicato. E da qui c'è una sezione specifica per i progetti, da cui cliccando sopra questo bottone più possiamo crearne di nuovi. Possiamo entrare nello specifico progetto, possiamo gestire le informazioni che sono confluite in quest'area. Anche da qui, come dalla lista degli elementi salvati, possiamo scaricare i dati e possiamo esportarli. Torno alla pagina iniziale perché vi mostro anche come possiamo andare a creare degli alert di ricerca. Quindi come possiamo attivare una ricerca automatica all'interno dell'interfaccia. Questa ricerca automatica viene ripetuta con la frequenza che noi sceglieremo e otterremo informazioni puntuali sui nuovi eventuali risultati che corrisponderanno alla nostra strategia di ricerca. Andiamo a ricercare all'interno del campo un nuovo argomento. Vado a lanciare una ricerca per ecumenismo, lancio la mia ricerca, vado per esempio a limitare i miei risultati in base ai criteri a me necessari e poi per attivare l'alert seleziono i tre puntini che appaiono in alto prima dell'inizio della lista dei risultati, in alto a destra. Qua si nasconde la funzionalità dell'alert. Cliccando sopra i tre puntini, infatti, posso creare un avviso di ricerca. Cliccando sopra questa sezione, mi si apre una schermata a parte, nella quale io posso dare un nome più specifico al mio alert, descrivere, uno spazio facoltativo, l'alert. Stabilire con che frequenza il Discovery Unisal ripeterà per me la ricerca, per esempio una volta alla settimana. Qui troverò la data di creazione dell'alert e la durata dell'alert, che è fissata ad un anno. Poi la domanda di ricerca, quali sono eventuali espansori applicati e a seguire potrò stabilire come ricevere le informazioni. Voglio ricevere delle notifiche di creazione dell'alert? Voglio ricevere notifiche che l'alert, quindi la ricerca, è stata lanciata anche se non ci sono risultati? Seleziono i bottoni corrispondenti, inserisco la mia mail e creo l'alert. Dove si deposita l'alert? Va a finire nella sezione della dashboard denominata Ricerche. Questo è lo spazio nel quale noi possiamo salvare le ricerche, vedere le ricerche che abbiamo condotto, ma anche gestire gli alert. Quando andate alla sezione ricerche, troverete la cronologia delle ricerche, quindi da qui potete salvare una ricerca e aggiungerla appunto agli elementi che, proprio perché io ho fatto l'accesso dentro Unisal Discovery con le credenziali MyEBSCO, rimarranno fissi all'interno della mia dashboard finché non li rimuoverò. Quindi per rimuoverli, appunto, vado a diselezionarli. Accanto alla cronologia delle ricerche ci sono gli avvisi di ricerca. È da qui che io posso, cliccando sui tre puntini, andare a modificare l'avviso. Quindi se per esempio voglio estendere il mio alert oppure voglio cambiare le impostazioni, non voglio più ricevere l'email di conferma quando non ci sono risultati o comunque in generale un'email di conferma che la ricerca è stata ripetuta, vado a modificare l'alert e ho anche rinnovato appunto in questo caso l'alert, quindi verrà aggiornato. Dai tre puntini posso anche scegliere di lanciare la ricerca e vedere i risultati. E poi, sempre dalla sezione ricerche,
relativa agli avvisi di ricerca, accanto ad ogni alert potrò scegliere di eliminarlo, quindi rimuovere l'automatica ricerca e non ricevere più notifiche dal sistema. Quindi brevemente, cosa abbiamo visto oggi? Abbiamo visto uno spazio personale dedicato proprio del Discovery Unisal. Questo spazio si apre attraverso un account riservato gratuito che si chiama MyEBSCO. Potreste essere già in possesso di questo account, perché questo account è la stessa coppia di credenziali che vi permette di aprire una cartellina potenziata, che vi permette di salvare i dati, organizzarli, gestire gli alert anche nei database attivi su piattaforma EBSCOhost. Quindi, per esempio, PsycINFO o ATLA. Le stesse credenziali nel Discovery Unisal aprono e potenziano questa sezione sulla vostra sinistra, la dashboard, uno spazio nel quale potete salvare i dati per più lungo tempo rispetto alla sessione di ricerca. Potete gestire quindi informazioni, organizzarle in progetti, uno spazio che vi permette di creare progetti anche direttamente dalla lista dei risultati o dai risultati full text nativi EBSCO, e anche uno spazio che vi permette di attivare gli alert di ricerca e di gestirli poi all'interno della sezione ricerche. Dove trovate più informazioni su tutte queste funzionalità? In realtà è sempre il sito EBSCO Connect, un punto di riferimento. In particolar modo vi segnalo questo articolo dedicato proprio all'utilizzo della dashboard, perché è il luogo nel quale potete operare sui risultati delle ricerche nel Discovery Unisal. Sul sito EBSCO Connect trovate in realtà tantissimo materiale in tante lingue diverse. Vi ricordo che potete trovare nella sezione Learning dei video di Learning in inglese e che in realtà ci sono tante pagine dedicate in lingue differenti. Le trovate nella sezione International Support Resources. Queste sono le pagine dedicate, curate dagli altri trainer e responsabili del marketing che lavorano negli altri paesi in cui EBSCO è presente e attivo. Vi ricordo la pagina delle risorse italiane, dalla quale se volete seguire dei training o vedere del materiale italiano, trovate tutorial, articoli, trovate il canale YouTube con le registrazioni degli appuntamenti pubblici e il calendario delle formazioni gratuite. Torno al Discovery al PowerPoint introduttivo per ricordarvi i link di riferimento che però vi manderò, quello del sito EBSCO Connect, la pagina della EBSCO Academy, la nostra sezione di e-learning, e poi la pagina delle risorse italiane. Il vostro punto di riferimento in prima battuta rimane sempre la Biblioteca Don Bosco, quindi salvate tra i preferiti il link diretto alla pagina della biblioteca. Se volete lasciarmi un vostro feedback dopo questa sessione, automaticamente sul vostro schermo apparirà un questionario di gradimento che è raggiungibile anche attraverso questo codice QR. Se ci sono delle domande, sono a vostra disposizione. Tra poco chiudo il microfono, quindi se vi sentite più a vostro agio potete tranquillamente aprire i vostri. Grazie.